tutti, allora finalmente faccio questo benedetto video sui correttori. Era un continuo procrastinare questo termine, ultimamente mi non so perché mi risuona spesso nella testa, in realtà lo so perché lo dice sempre Babba Scura e allora mi è rimasto qua. Ritardavo perché poi c'era qualcosa che volevo riprovare per ricordarmi insomma come mi trovavo con quel correttore, perché non lo usavo da un sacco di tempo, insomma mi sono ridotta adesso. In realtà avrei potuto rimandare ancora, poi vi dirò il perché, però ho detto adesso o mai più, tanto nulla vieta che io poi in futuro ne provi degli altri, ovviamente. Credo di dovervi parlare di circa 30 correttori. Adesso vediamo. Inizierei con una piccola premessa, ovvero l'eventuale utilizzo al di sotto del correttore di qualche prodotto. Innanzitutto diciamo che io avevo provato a registrare le applicazioni, ma oltre ad essere un lavoro lunghissimo mi sono resa conto che non aveva senso, perché comunque in video non rende, ve lo assicuro che non rende. Anche quelli con cui mi trovo meglio a volte in video rendono peggio, oppure capita che in quel momento, in quel proprio giorno preciso in cui lo provo, ho il contorno occhi particolarmente secco, ho cambiato crema, insomma sono tanti i fattori, quindi voi vi dovete fidare di quello che vi dico io, perché così è. Per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti al di sotto del correttore, quindi voi volete che io non abbia provato qualcosa per cercare di salvare le situazioni, al di là delle creme idratanti ho provato questi tre prodotti. Uno è di Catrice, che si chiama Liquid Camouflage Under Eye Primer. L'ho provato però troppo poche volte. Questo è di Smashbox, si chiama Photo Op Under Eye Brightener, che è questo qua. Anche questo ho provato poco. Questo l'ho provato un po' di più per rendermi conto che poi non notavo tutta questa gran differenza, ed è quello di Becca. Ora, sinceramente, alla fine dei conti sono arrivata alla conclusione che i prodotti prima... Ah, c'è anche un altro prodotto di Smashbox che avevo provato, però se no non finisco. Se vi dico tutto quello che ho provato in passato, praticamente questo video non finisce più. Però in linea di massima, ecco, non ho trovato particolari differenze. Qualche differenza, devo dire, l'ho notata invece con alcuni contorno occhi. Per esempio quello di Ulla Eriksen, quello il Banana Bright Eye Cream, e anche lo sto notando con la Fast Response Eye Cream di MAC, che non la uso come idratante, la uso poco prima di truccarmi, per capirci, e avevo un campioncino. Sto pensando sinceramente di comprarla, perché è un prodotto che mi sconfinfera. In realtà già in passato l'avevo provato e mi è capitato di metterla a volte anche al di sopra del make up, magari a metà giornata. È veramente un ottimo prodotto, mi sa che me la compro. Il trucco che mi vedete oggi non è molto diverso da quello che avevo nel Get Ready With Me, che dovrei avervi messo prima di questo video, quindi eventualmente potete vedere comunque sempre la palette di Pat McGrath. Se vedete stacco, sembra che abbia stacco, è semplicemente una questione di luce. Più luminosa di così non riesco a fare oggi, perché sta nevicando, c'è una bufera di neve in atto in questo momento a Bologna. Allora, non andrò in ordine di preferenze, in ordine così, diciamo che vi lascio verso la fine i miei preferiti, però degli altri vi parlerò in ordine casuale, perché è veramente impossibile fare una scaletta, un ordine, una classifica, eccetera. Impossibile. Allora, iniziamo con gli ultimi due, quelli che si sono proprio inseriti da poco, alla fine, proprio in questi giorni, e per ovvi motivi li ho provati ancora poco, quindi ci aggiorneremo su questi, che sono il correttore di Espresso. Questo lo sto provando e vi farò poi un video a parte, e al momento non vi so dire molto. Qualcosina in più vi posso dire di questo qua. Questo non ve l'ho fatto vedere nel video perché era in un altro sacchetto, me lo sono dimenticata. È una penna di Sephora, si chiama Bright Future, praticamente è un correttore in penna, questo è il numero 3. L'ho usato 3 volte e veramente devo dire che sono molto colpita positivamente da questo prodotto. Però avendo usato solo 3 volte, facciamo che sembra che fuori che ci siano dei pezzi di come si dice? Di cotone idrofilo che volano. Talmente leggera, è bellissima la neve in questo momento. Vabbè, questo qua ne riparleremo, perché secondo me è un prodotto interessante, però l'ho usato solo 3 volte.
Poi parliamo anche dei grandi assenti. Non ce li ho fisicamente, però uno l'ho regalato da poco alla mia amica di Milano, perché lei usa solo quel correttore lì. Visto che stavo andando lì, ho approfittato e gliel'ho portato. Quindi ho detto pazienza se non ce l'ho da farvi vedere, ma sto parlando del Maybelline Anti-Age famoso. Allora, quel correttore a me piaceva anni fa. Ultimamente l'ho riprovato, non solo ultimamente, anche qualche mese fa. Proprio pessimo, cioè è cambiato proprio da così a così la resa di quel prodotto su di me. Quindi questo per dirvi, non ci dovrebbe essere bisogno di sottolinearlo, che la soggettività è enorme. Quindi sappiate che cose con cui magari anni fa mi ero trovata bene, adesso non mi ci trovo più. Influisce tantissimo la crema che usate prima, quindi ci sta che io mi trovi benissimo con un prodotto, voi vi ci troviate malissimo, perché il prodotto che mettete prima è più o meno compatibile. Questo purtroppo è un'incognita, quindi io vi porto la mia esperienza e tenete d'occhio. Per il momento sto usando il contorno occhi di Benton, però che ne so, tra due mesi sarà un altro, quindi queste, diciamo, sono le mie opinioni attuali. Poi man mano io vi aggiorno come sempre. Un altro grande assente che ho odiato con tutta me stessa, penso che quel correttore io non possa recuperarlo con niente sotto, neanche con un lifting probabilmente, è il correttore di Nabla. Terribile, io quel correttore l'ho odiato veramente, gli ho dato tante possibilità mettendone niente, meno di niente, l'ho odiato. Non ho provato per ovvi motivi quello di Mulac, perché forse sarà anche diverso, anche se gli ingredienti erano praticamente quasi identici, però non mi ispirava neanche la texture, quindi non mi sono neanche avvicinata. E un altro grande assente, valgono le stesse cose che ho detto per quello di Nabla, è il Conceal and Define di Make Up Revolution. Stessa cosa, terribile, secco come non si sa cosa, no, proprio no. Questi sono quelli assenti. Andiamo invece ai presenti. Allora, presenti. Inizio con due correttori che io ritengo eccezionali, però non per il contorno occhi, solo per il viso. Li uso esclusivamente per il viso. Allora, questo ragazzi ce l'ho da non lo so quanti anni, ma tantissimi anni. Ancora funziona e non mi rifiuto di buttarlo, perché è veramente forever, di Make Up Forever, battutaccia. Il Full Cover. Full Cover di Make Up Forever, ce l'ho da una vita e mezzo. Questo è il colore 6, perfetto per il viso, e questo io lo uso sempre quando ho da coprire qualcosa sul viso. Eccezionale, sul contorno occhi neanche col binocolo. Questo l'avevo provato sul contorno occhi, ma proprio no, ma anche lui sul viso è eccezionale, infatti l'ho usato tantissimo. Questo qua è di NARS ed è il... allora, il colore è il Custard Soft Matte Complete Concealer. Veramente ottimo correttore per il viso. Non lo finirò mai, perché grazie a Dio non ho grandi cose da coprire sul viso, però ogni tanto mi capita. Visto che parliamo di Make Up Forever, vi faccio vedere l'altro correttore che ho di Make Up Forever, che è l'Ultra HD, che questo è relativamente nuovo, è uscito forse da un anno, non mi ricordo. Comunque, lui sono molto combattuta, perché in realtà non mi dispiace, perché rimane coprenza leggera, ma io con la coprenza scendo a compromessi, perché anche lì bisogna vedere cosa cercate voi dal correttore. Io cerco una media coprenza e che non mi segni. Se poi riesco ad avere l'alta coprenza che non mi segna, sarebbe il top, però quello è difficile. Questo non mi dispiace, perché ripeto, è una media coprenza, abbastanza luminoso. L'unico problema di questo prodotto è la durata, perché ha una durata abbastanza bassa, dovete fissarlo assolutamente, e quindi non è molto affidabile, quello sì, però rimane idratante, quindi questa cosa me lo fa piacere. Ah, in tutto ciò volevo dirvi che devo fare anche una cernita tra quelli che tengo e quelli che tolgo, anche se mi sa che quelli che toglierò saranno ben pochi, però vabbè, questo sicuramente è uno di quelli che tengo, perché se mi serve per mezza giornata mi sta anche bene. Colorazione di questo è la numero 30. Cercherò di dirvi le colorazioni, così le segno, così voi sapete insomma con quali colori io mi trovo meglio. Poi passiamo a questo, che tempo fa, adesso è da un po' che non lo uso, devo dire la verità, è di NYX, il Dark Circle Concealer, questo qua, nel colore Light Pale, che è questo arancionino qua. Questo non è malaccio, ha tra l'altro un'ottima lista di ingredienti questo prodotto qua, e devo dire che quando volete rimanere struccate, ah ecco, per esempio ci sono alcuni correttori che io vi consiglierò se volete usarli da struccate.
Per esempio questo è uno di quelli. Cioè, se volete, non volete truccare il viso, volete solo camuffare un pochino di occhiaia, questi qua sono veramente carini. Costano poco e poco considerati, ma sono carini. L'Ultra, l'HD di NYX, lo usai tanto tempo fa e non mi ricordo neanche, boh, cioè non saprei dirvi in questo momento, l'avevo usato tempo fa. Questo è di... passiamo a Benefit, che ne ho due di Benefit da farvi vedere. Uno è il Boeing Hydrating Concealer, che è quello in stick, che tra l'altro è quasi finito. A me questo correttore piace, coprenza leggera, ma ha questo... al fatto di essere molto nutriente, ovviamente va fissato, però a me questo correttore non è dispiaciuto. Questo lo uso nel colore... quando lo uso nel colore numero 2. Non male, non male per niente. Invece il suo fratellino nuovo, che si chiama Boeing Cakeless Concealer, che uso nel colore numero 5. Io ho questa mini taglia, tra l'altro carinissima, e su questo sono molto divisa, perché tanto è molto coprente, sulla coprenza non c'è nulla da dire. Bisogna stare attenti con la quantità, quindi a volte magari quello vi può condizionare, perché un correttore che dovete fare un sacco di attenzioni tendete a usarlo meno. Ecco, questo è un piccolo difetto. Se ne mettete un pochino troppo vi invecchia. È un correttore molto presente, quindi sicuramente non adatto a pelli mature. Però vi devo dire che non lo trovo terribile, cioè non mi dispiace. Poi trovo che sia anche luminoso, cioè vedo che un pochino sprigiona un po' di luce quando lo metto, anche se il finish non è luminoso, il finish è opaco. E con Benefit, vi ricordo di Benefit avevo usato anche quello in pot, non l'Erase, non mi ricordo, sempre Boeing si chiama, però in pot, e quello mi era piaciuto. E di quello, se non sbaglio, usavo la seconda colorazione, ma potrei ricordare male. Questo è uno di quelli che sicuramente... avevo due colori di questo, dove è finito l'altro? Non me lo ricordo. Comunque questo è uno di quelli che probabilmente declattererò, si dice così, boh, che è quello di L'Oreal, l'Infallible Morden Concealer. Mi piaceva anche all'inizio, però questo è uno di quelli che ha bisogno di troppe accortezze, e quindi questa cosa non me lo fa apprezzare, sinceramente. Colore 327, non è luminoso, è troppo opaco. Sicuramente questo sarebbe un ottimo correttore da viso, ma ne uso talmente poco che preferisco provare a regalarlo, vediamo se trovo qualcuno che ci si trova bene, perché per me è sprecato. Ripeto, già due correttori per il viso che non finirò mai, quindi mi sta bene così, mi va bene così. Lui è uno di quelli che ho usato pochissimo, però in realtà mi ero anche dimenticata di averlo preso, perché l'avevo preso in un ordine di non mi ricordo neanche quale sito, è di Milani, che si chiama Retouch Erase, vabbè, questo qua. L'ho usato un paio di volte, siccome mi aveva dato pessima resa, cioè, però ho detto vabbè, sapete quelle cose che vabbè, allora la prossima volta magari lo provo meglio, magari mi ci trovo meglio, però non ho trovato nessuna... ho messo pure troppo. Non ho trovato nessuna cosa che sul momento mi abbia sconfinferato. Magari, ecco, lo riprovo qualche altra volta, ma non mi aveva colpito particolarmente. Cioè, sulla mano non sembra male, ma sull'occhio non avevo visto né un miglioramento a livello di correzione, né tantomeno di luminosità, eccetera. Sulla mano non sembra male, però sull'occhio non mi aveva fatto impazzire. Too Faced Multi Use Sculpting Concealer. Questo qua per il mio contorno occhi praticamente è la peste, cioè proprio come dice Alessia il colera. Vabbè. Ma questo assolutamente lo tengo, perché come fondotinta è stupendo. Non è il finish più naturale del mondo, assolutamente, tra l'altro è una quantità anche consistente. Io ce l'ho nella colorazione vanilla, ripeto che col contorno occhi proprio neanche da vicino, ma sul viso è stupendo, quindi ogni tanto quando mi viene lo schiribizzo lo uso come fondotinta. Veramente veramente bello come fondotinta, come correttore no. Poi, questo qui me l'aveva mandato l'azienda, si chiama Lasting Foundation Concealer, di Wunder 2, che è quell'azienda che fa il prodotto quello per le sopracciglia. Sia il fondotinta che il correttore, che apparentemente sulla mano sembrano fighi, perché sono molto sottili e molto coprenti, quindi riescono ad avere una texture apparentemente figa. Il problema è che, nonostante siano sottili, riescono a seccarvi e a essere molto visibili. E fondotinta e correttore sono identici praticamente, cioè sembrano tutte e due la stessa cosa, quindi no, assolutamente bocciato. Questo sarà uno di quelli che declattererò sicuramente.
Poi passiamo a Catrice. Allora, Catrice abbiamo il famosissimissimissimo Liquid Camouflage, che io ho pure ricomprato, tra l'altro. Perché l'avevo ricomprato? Perché era uscito un colore nuovo, che è lo 015 Honey, che secondo me è perfetto come colore. Il problema è che come correttore per me adesso è diventato pessimo, eppure mi piaceva, cioè, o perlomeno non era il correttore della vita, però non mi dispiaceva. Adesso purtroppo no, non mi piace più, e questo è un altro di quelli che devo eliminare. Mentre il suo fratellino nuovo One Drop Coverage Weightless Concealer, che avevo trovato inizialmente solo il colore 10, poi ho trovato il 20 e almeno sono riuscita a usarlo. Questo ho visto che è anche il correttore preferito di Chiara, Chiara 83. Devo dire che non è niente male, non è niente male, è un ottimo compromesso questo. Mi piace, non so per quale motivo non mi faccia innamorare, non ve lo so neanche spiegare, è proprio una questione di feeling, però non male per niente. Approfitto di questo correttore per passare ai correttori di MAC. Perché? Perché MAC ne ha uno che è molto simile come concetto, che è il Waterweight Concealer Cash Cern, vabbè, questo qua, liquido. Allora, è molto, praticamente, credo che come texture sia praticamente identica a quello di Catrice. Forse riesce a essere un pizzichino più coprente lui. Solo che mentre quello di Catrice, bene o male, come lo metti, sta ed è a posto, lui, se cedete, è un casino. Infatti me l'aveva anche detto Andrea questo quando lo comprai in negozio. Ah, ce l'ho nel colore. E che ci vede? Sembra un NC20, ma non ne sono sicura. Comunque, questo appunto ne dovete mettere pochissimo, perché se ne mettete troppo è la fine. È molto 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 sottile, apparentemente figo, però ho bisogno di troppi accorgimenti, quindi non è, è molto liquido, cioè proprio acquoso, sembra proprio quello di Catrice, cioè si assomiglia veramente in tanti aspetti, però mi dispiace dirlo, ma quello di Catrice è molto meglio. Per rimanere sempre in MAC, questo è un prodotto che io amavo alla follia anni fa, ne ho comprati tanti, ne ho finiti tanti, anche in più colorazioni. Sto parlando del Prep and Prime, com'è che si chiama? Vabbè, highlighter, Prep and Prime Highlighter, questo qua in penna. Questo è il colore Bright Forecast. Mi piaceva tantissimo, adesso non mi piace più, ma quasi per niente, cioè troppo. Prima non mi seccava, devono aver cambiato qualcosa secondo me in questo caso, perché la differenza è veramente esagerata. Però mi secca, adesso mi secca tantissimo. Una invece scoperta molto recente, questo è uno degli ultimi che è entrato a far parte della famiglia dei correttori di casa mia, è questo. Allora, vi devo raccontare come l'ho acquistato, perché è, secondo me è divertente. Allora, ero entrata da MAC con chi ero? Con Daniela. Ero entrata da MAC, non l'avevo mai calcolato questo correttore, c'era l'espositore, perché io già leggevo la descrizione. Si chiama 24 Hour Smooth Wear Concealer, quindi ho detto vabbè sì, 24 Hour, questi sono quei correttori molto secchi, quindi non mi sono neanche avvicinata. Invece quel giorno ho deciso di provarlo, lo provo sulla mano, dico però non mi sembra mica male questo correttore. Allora c'era Felipe in negozio, Felipe è dopo Andrea, anzi a pari merito di Andrea, il truccatore preferito lì da MAC in via Indipendenza. E chiedo, Felipe, com'è questo correttore? Me lo consigli per me? Allora, lui mi ha detto inizialmente sì, ma ovviamente devi idratare bene, eccetera, eccetera, e devi metterlo solo nella zona scura. E fin lì non ero molto convinta, ma a un certo punto mi fa, comunque l'ho usato la settimana scorsa su Mara Maionchi, che lui è andato a truccare per X Factor. Quando mi ha detto così, ho detto ok, lo voglio, perché se l'ha usato su Mara Maionchi, che cazzo. Allora l'ho preso subito, tra l'altro quel giorno c'era il 30% in negozio, l'ho pagato 13 euro. Ora capite che, cioè, non potevo non provarlo. Mi ha dato, come sempre lui, primo occhio azzecca subito il colore, mi ha dato l'NV25 di questo correttore qua. E devo dire che a livello di correzione, guardate il colore, a livello di correzione dell'occhiaia è perfetto, infatti adesso lui sarà il mio riferimento. Come resa, devo dire che metto in sospeso e ne parliamo dopo. Questo, no, passiamo a questo. Pure i tuoni ci stanno oggi, benissimo. Passiamo a
Bourjois Radiance Reveal. Di questo ne ho addirittura due, perché devo dire che non mi dispiaceva come correttore, e in effetti mi piaciucchia. C'è sicuramente, ho sicuramente di meglio fra i miei correttori. Questo è io ho il numero 1 e il numero 2. Quando li uso insieme perché li miscelo. L'unica cosa, questo è un po' come il correttore di Makeup Forever praticamente. Mezza giornata va bene, non mi fido della durata, perché un po' si spegne, come se sparisse. Quindi, però diciamo che tutto sommato non mi dispiace. Non lo so se lo tengo, forse questo mi sa che non lo tengo. Questa è una delusione enorme, comprato, mi sa che l'avevo comprato in Rinascente a Milano, correttore costoso, quindi la delusione è ancora più forte per quello, di Laura Mercier. Questo si chiama Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Ce l'ho nel colore, non mi ricordo, e non c'è scritto da nessuna parte perché si è tolto il cosino, vabbè. Tra l'altro, ecco, vedi, il colore sarebbe anche, vabbè, un filino più chiaro di quello di MAC, però il colore andrebbe anche benissimo questo qua, solo che no, mi segna, ed è strano perché quando voi lo stendete lo vedete un po' idratante, sembra carino, però niente, non è scattato l'amore, non è una formula adatta per me. Peccato, però questo non lo tolgo, questo mi sa che lo voglio tenere perché mi brucia un po', è veramente un po' costoso. Quindi questo, su questo nutrivo tante aspettative. Mi aveva incuriosito moltissimo Clio su questo correttore, e qua non c'è scritto, vabbè, comunque è il Synchro Skin Refreshing, Auto Refreshing barra qualcosa di Shiseido, comunque una delle ultime uscite. È un correttore in spugnetta, coprenza leggera, leggero media, luminoso, quello sì, durata ottima, devo dire che comunque una volta che l'avete messo e fissato lui rimane, però non l'ho trovato perfezionante, cioè l'ho trovato che sì, lo metti lì, ti ha coperto un po', però non ti ha migliorato la situazione, quindi boh, non lo so, non mi ha colpito, onestamente non mi sentirei di consigliarlo. Adesso siamo praticamente rimasti con quelli che preferisco in assoluto. Comincio con lui, che è quello che ho usato quest'estate. Non ce l'ho nel colore più chiaro, quindi non vi posso dire altro, però quest'estate devo dire che è stato il mio correttore preferito, prima di provare l'altro che poi vedrete dopo, ed è il Dior Skin Forever Undercover. Io quest'estate lo usavo in un colore scurissimo e non leggo una cippa, vabbè. Devo dire che mi è piaciuto perché non mi segnava particolarmente. D'estate però la pelle è anche meno secca, diciamo anche questo. Il colore tra l'altro mi andava anche bene, e la cosa che mi piace di questo correttore è che anche se non lo fissi lui sta lì, e questa cosa è positiva perché così evitate di mettere la cipria sul contorno occhi, e anche se la cipria è più figa del mondo, comunque è sempre cipria, quindi evitate di mettere una polvere, non è male come idea. Questo potrebbe essere interessante, se non avessi mille correttori, interessante da provare nella sua colorazione più chiara. Però non lo so, sapete cos'è che alla fine quest'estate non avevo il contorno occhi così secco, e quindi magari potrebbe anche essere per quello, Poi passiamo a By Terry. By Terry è il Terribly By Terry, non By Terry, Terribly Denseless Concealer. Questo mi piace tantissimo, l'unica cosa, ha una coprenza molto leggera, io ce l'ho nel colore 3, però vi dico che sicuramente per me ci vorrebbe il 4. Questo è un correttore fantastico se siete dei uomini, secondo me dovreste provarlo, perché l'uomo che magari non vuole mettere il fondotinta è perfetto, perché metti lui, sparisce, si fonde totalmente con la pelle e non si vede più. Quindi se azzeccate il colore giusto e non avete grandi cose da coprire, ovviamente, perché è molto leggero, è veramente un grande, bellissimo correttore. Sinceramente, probabilmente potrei pensare di prendere il colore giusto. Questo mi era stato inviato da Look Fantastic, ma io quando mi piace poi una cosa me la compro, non è un problema quello. Andiamo a questo, che è una enorme delusione, forse a fianco a quello di Laura Mercier è uno di quelli che mi ha deluso di più, ed è il Bye Bye Under Eye di It Cosmetics. Io ce l'ho nel colore medium amber, un casino scegliere i colori di questi correttori. Allora, lui, se voi lo provate, se io lo provo senza altro trucco, da solo, mettendone una lacrima veramente minuscola, sembra anche figo, però su di me è
pesante, cioè io lo sento tantissimo, a parte che rimane sempre lucidino, ma quello non è un problema di per sé, perché lo rende luminoso, quindi in realtà da quel punto di vista andrebbe anche bene. Il problema è che sembra, cioè io quando le volte che l'ho messo mi veniva voglia di andarmi a struccare, una volta l'ho anche fatto, cioè proprio a un certo punto ho preso una salvietta e mi sono tolta tutto il trucco che avevo sotto gli occhi e ho lasciato solo gli occhi truccati, cioè insopportabile. Questo devo capire se c'è qualcuno a cui posso farlo provare, perché io proprio non ce la posso fare. Ma visto che più di una di voi mi ha scritto: Orni, guarda che quello figo è il fratellino, che è quello con la boccetta, con il tubetto rosa, l'ho ordinato, vedremo se è così. Perché boh, ci sono rimasta male questo correttore. Vabbè, adesso sono rimasti praticamente correttori che mi piacciono tantissimo. Allora, su questo mi condiziona un po' il colore, però ultimamente li ho riprovati meglio. Sto parlando di correttori di Jeffree Star. Io avevo comprato dal sito, e ovviamente ho toppato i colori, C11 e C14, che sono rispettivamente C11 è questo qua che è leggermente rosato, C14 è giallo. Allora, il problema è che è molto difficile scegliere i colori di questi correttori qua. Forse per me ci vorrebbe il C12, così a vedere dalle foto, però preferirei sceglierlo dal vivo, sinceramente. Poi hanno un altro problema questi correttori, che sono, si ossidano, ma veramente si ossidano, e anche parecchio, soprattutto con la sua cipria, cioè non lo so, devo provarla con altre cipre, perché ho la cipria di Jeffree Star, sapete che io l'adoro, quindi in realtà sembrano chiarissimi, perché se vi faccio vedere adesso sulla mano, ve l'avevo già fatti vedere, comunque sembrano chiarissimi. In realtà poi un pochino si ossida, quindi magari diventa anche del vostro colore. Però devo dire che sono molto fighi, perché sono molto sottili, molto leggeri, luminosi. Questa è una cosa che a me piace tantissimo, la durata è eccezionale, dovete un attimo dosarli. Però questo veramente vi sconsiglio di comprare, perché se quello di Urban Decay è difficile da scegliere, vi garantisco che questo è ancora più difficile. Perché lì vabbè, vedete il colore online, il colore quello è. Questo invece vedete un colore, poi non sapete come diventa su di voi, quindi è ancora più problematica. Però devo dire che io questi li uso con molta soddisfazione sulla palpebra, sono fantastici perché sono molto sottili, li potete usare come primer tranquillamente. A volte ci ho fatto la cat crease, quella che riesco a fare io di cat crease, vabbè. Poi Huda Beauty Overachiever Concealer, io ce l'ho nel colore Nougat, non so come si pronunci. Questo è un gran bel correttore, veramente un signor correttore, è uno di quelli con più alta percentuale di pigmento, quindi questo lo rende, a parte molto coprente, molto molto coprente, se ne usa una quantità minima. Forse l'unico difetto può essere quello, appunto, che magari devi saper dosare bene il prodotto. Mi piace però tantissimo perché è veramente luminoso, cioè vedete proprio che illumina la zona. Un'ottima coprenza e una ottima ottima durata. Forse mi piace meno di quello, che sapete già qual è il mio preferito, ma forse mi piace meno di quello perché mi segna un pochino di più. Una cosa che non ho detto all'inizio, ma forse l'avrei dovuto dire, non è che i miei correttori preferiti non mi segnano, tutti segnano, cioè una volta che le rughe ci sono, ragazzi, si può fare poco, si cerca la soluzione migliore, ecco, quella è la differenza. Quindi lui lo uso con soddisfazione, anzi forse per la questione luminosità mi piace di più di quello di Urban Decay. Vabbè, già lo sapete che spoiler, però comunque è veramente un gran bel correttore. Anche lui non è semplicissimo da scegliere il colore, perché ce ne sono parecchi, però è ottimo, ottimo correttore, probabilmente anche come tecnologia è uno dei migliori usciti negli ultimi tempi. Lui, che prima di scoprire quello di Urban Decay è stato il mio preferito, anzi è uno di quelli che finalmente mi aveva ridato un pochino di fiducia nei correttori, è quello di Armani, è il Power Fabric, io ce l'ho nel colore 4, che è perfetto praticamente, il colore questo è preciso, va benissimo. E mi piace tanto perché dico che è quello che mi ha ridato un po' più di fiducia, perché finalmente ho visto un correttore che non ha una coprenza alta, ma anche qua siamo su una coprenza media, durata eccezionale, mi ha ridato un po' di fiducia perché è uno di quelli che mi segna meno in assoluto. Cioè, bello, mi piace tanto per questo. Che altro dire? Comunque parliamo di un correttore costoso, purtroppo, però
Ovviamente di ogni prodotto troverete tutto nell'info box, nome del prodotto, colore del prodotto. Ci metterò una vita a fare l'info box di questo video. Ma veniamo a quello di Urban Decay. Nel caso non si fosse capito, mi piace vagamente. Allora, questo è il colore che usavo quest'estate, è il 60NN, l'avevo richiesto a Look Fantastic e in effetti quest'estate mi andava benissimo. Se non che a un certo punto ricevo un correttore anche da Urban Decay e ricevo il 30NY, che è chiarissimo, anche il sottotono è abbastanza sbagliato, però man mano che perdevo l'abbronzatura ho iniziato semplicemente a mescolarli fra di loro e tutto sommato andava bene, però non è che sta cosa mi piaccia, sta cosa di dover mescolare due correttori, quindi a un certo punto decido, vado a Milano e decido di comprarmi finalmente quello che io pensavo fosse il colore giusto, che è il 40NY. Cioè, perché pensavi? Perché io l'ho scelto con il correttore di MAC alla mano, ho scelto questo colore qua. In realtà, a sorpresa, mi vedo recapitare quest'altro correttore da Urban Decay, che è il 40NN, e in effetti è in assoluto il colore quello che mi si addice di più. Vi faccio vedere solo la differenza, cioè a fianco vi faccio vedere l'NV25 di MAC, che come vi ho detto Felipe ci ha preso alla grande, è veramente il correttore giusto. Quello di Urban Decay 40NN è, questo è quello di MAC, e devo dire che la fotocamera però enfatizza, con la luce che c'è adesso enfatizza una differenza che dal vivo è veramente infinitesimale. Questo è il NV25 di MAC, questo è il 40NN di Urban Decay. Vi metto a fianco anche gli altri, così almeno li confrontate, vista la difficoltà di prendere questo correttore online. Questo è il 30NY. Io comunque spesso li continuo a usare insieme, perché comunque questo più chiaro lo uso magari nella parte più esterna. Quindi questo è il 40NN, 30NY, quello che ho preso io a Milano che è il 40NY, che praticamente è quello successivo al 30NY ovviamente, 30NY, 40NY, è quello che usavo quest'estate, che vabbè, vi può interessare poco, che è il 60NN. Vedete che adesso che sono tutti vicini, vedete che questo è quello che si avvicina di più? E io che pensavo quando ho comprato lui che fosse quello più vicino. In realtà è lui. Quindi il 40NY, scusate, il 40NY è quello che più si avvicina a un colore che riesce a essere un pochino correttivo nel contorno occhi. Cosa mi piace di questo correttore? Mi piace tutto, mi piace la durata, mi piace che sia su di me quello che meglio riesce a conciliare un po' di coprenza in più rispetto a quello di Armani, ha un'ottima durata e anche ha un effetto leggermente levigante, è un parolone, adesso scusate ma divento più bianca perché accendoci la neve il tempo cambia, levigante è un parolone, però che ce l'ho oggi ovviamente, insieme al fondotinta, sempre di Urban Decay, diciamo che è quello che mi segna meno, ecco, in sintesi è quello che mi segna meno. Perché ho lasciato in sospeso questo qua di MAC? Perché devo dire che nelle mie prove che sto facendo ho trovato le stesse caratteristiche di questo correttore, le ho trovate in questo di MAC. A volte di più, a volte di meno, però mi sembrano molto molto simili come texture, in effetti, sottili, tutte e due. Devo stare attenta anche qui quanto ne metto, ecco, però in linea di massima mi sembrano veramente veramente molto simili. Perché vi dico questo? Perché siccome quello di Urban Decay è veramente difficile scegliere il colore, a livello di prezzo non costa molto di più, perché a prezzo pieno mi sa che stava sui 20 euro, quindi non è che cambia molto il prezzo. Però magari se avete un negozio MAC nella vostra città potete farvelo provare, ma soprattutto fatevelo provare prima di comprarlo. E se vi posso dare un consiglio, se andate a provarlo in negozio, provatevelo da sole, perché ve lo può me- allora, a me è capitato di farmi provare un correttore da MAC, che me lo provasse la truccatrice, e aveva una resa, poi lo usavo da sola e la resa era completamente diversa. In alcuni casi era meglio quella del truccatore, in altri casi mi trovavo meglio a mettermelo io, e poi comunque ve lo dovete mettere da sola a casa, quindi sì, fatevelo applicare, però vi consiglio di applicarvelo da sole se riuscite, perché cambia anche lì. Io direi che abbiamo finito. C'è un grande assente in questo video, nel senso il correttore dei correttori, quello che ha fatto impazzire tutto il mondo, il famosissimo
Tarte Shape Tape. Io ci ho pensato tanto, rimandavo, ma alla fine, siccome è anche difficile da reperire, non l'avevo mai comprato, non ci avevo neanche mai provato. Se non che l'altra sera, nell'impeto di pazzia, vado sul sito di QVC dove sapevo essere venduta anche Tarte, e nella pazzia ho ordinato quello di Tea Cosmetics, che veniva anche tra l'altro insieme al pennello che mi ispira, mi piaceva molto tra l'altro, quindi era conveniente, e ho preso anche lo Shape Tape, quindi in futuro chi lo sa. L'ho preso veramente per proprio per dovere della scienza, perché veramente anche Simona mi continua a dire che è quello che preferisce, quindi anche in questo video l'abbiamo nominata. Vabbè, ci parliamo tutti i giorni, quindi è normale che mi venga da nominarla. E quindi proverò anche il famosissimo Sharp Tape Tape, sì certo, Tarte Shape Tape, sempre uno scioglilingua. Io spero che questo video vi possa essere stato utile, non lo so quanto possa essere stato utile, più che altro almeno sapete cosa penso di tutti questi correttori. E sicuramente c'è qualcosa che ho usato, magari non mi è venuto in mente. Tipo, ultimamente avevo declatterato quello antirughe di Collistar, insomma, ne avevo altri. Adesso qua devo fare una scelta perché non li posso tenere tutti. Non li posso tenere tutti. Vabbè, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!